Al via il convegno Incipit Lab, Geografia della didattica, che muove dalla necessità di un confronto tra i laboratori di progettazione architettonica di primo anno dei corsi di laurea magistrale quinquennale in architettura e di secondo anno dei corsi di ingegneria edile architettura, che vede la partecipazione di studenti provenienti da tutta Italia. Il convegno, giunto alla sua terza edizione, organizzato dal Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo sin dall'anno 2015-2016, sempre ad Agrigento. Questo è il terzo appuntamento, il terzo convegno nazionale, in realtà in questa edizione internazionale di Incipit Lab, che altro non è che un coordinamento dei laboratori di primo anno di tutti i corsi di architettura d'Italia o di buona parte dei corsi di architettura d'Italia. Il confronto dei laboratori di progettazione serve per capire affinità e distanze, perché riteniamo tutti insieme che l'università pubblica ha necessità del confronto. La questione è anche legata più che mai ad Agrigento, perché spostare da Palermo ad Agrigento il convegno, nelle precedenti due edizioni è stato fatto ad Agrigento, è stata da noi anche un'azione a supporto del trasferimento del corso di laurea triennale in architettura in ambiente costruito proprio nel monastero di Santo Spirito dove si sta svolgendo il convegno. Il Dipartimento, soprattutto il magnifico rettore, la nostra comunità ritiene il centro storico Agrigento, la Valle dei Templi, un laboratorio naturale nel rapporto ovviamente tra artificio e natura per l'architettura, per gli studi di architettura. Quindi non rinnegando nulla dell'impegno ormai più che ventennale che il Consorzio Universitario di Agrigento ha profuso con grandissima, diciamo, volontà, riteniamo che bisogna fare un passaggio ulteriore in avanti e ricollocare nel centro storico alcuni dei corsi di studi sia proprio come dire, percorso da compiere e da raggiungere. Il fatto che poi ad Agrigento arrivino 40 e più docenti dall'Italia e anche da alcune sedi estere dimostra anche quale attenzione rispetto a Incipit Lab, rispetto all'Università di Palermo e rispetto alla città di Agrigento ci sia da parte dei docenti universitari. Tengo a sottolineare un altro aspetto, che in maniera sempre più innaturale si separa didattica dalla ricerca. Questa separazione forse per alcuni studi è anche, come dire, scontato, tutt'altro negli studi in architettura e nella progettazione architettonica che, come dire, utilizza il progetto sempre come strumento di conoscenza. Quindi io non voglio dire che sempre il progetto della didattica sia ricerca, ma escludere a priori che possa essere anche ricerca è un grandissimo errore.